Con il GM dei Raggi Solaris, dopo la sconfitta in gara 3, la Rechico è partita bene, poi Montecatini ha recuperato ed è andata in testa. Che cosa è mancato in quel momento? Ma è difficile da dire, perché comunque sia le partite non si può pensare di ucciderle dopo 5 minuti, quindi sapevamo che eravamo pronti anche a dover combattere tutta la partita fino al 40esimo. Purtroppo è mancato quello che ci è mancato tutto l'anno fuori casa, ci è mancato quello di riuscire a giocare magari un pochino più in velocità senza dover essere sempre ad attaccare l'altra squadra a difesa schierata, e è un leitmotiv che ci portiamo dietro da settembre e purtroppo è stato anche l'epilogo di oggi. Tanto rammarico, tanto rimpianto, perché secondo me bastava poco per riuscire a almeno questo primo turno a giocarsi l'eventuale bella in casa, e niente, sarà la stagione dei rimpianti. Ci portiamo dietro comunque il calore del pubblico e dobbiamo fare tesoro di quelli che sono stati gli errori che abbiamo commesso, e chiaramente l'amarezza adesso è tanta, ma dobbiamo girare pagina e chiaramente guardare avanti. Hai fatto un accenno al pubblico, appunto. Vuoi dire qualcosa ai tanti tifosi fentini che sono venuti qua in trasferta? Tifosi, è la nota lieta, è la cosa bella che ci portiamo dietro, il calore, la pazienza che hanno, la voglia di seguirci. Più o meno l'epilogo è stato quello dell'anno scorso a Firenze. Niente, dobbiamo migliorare sicuramente qualche cosa per riuscire a dare della soddisfazione a una piazza che non, anche stasera hanno più praticamente dei tifosi di casa, quindi insomma ci spingono a far meglio. Dobbiamo far meglio a livello di società, a livello di squadra, a livello di giocatori. Ripeto, c'è abbastanza rimpianto in questo momento. Grazie mille.